Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario, che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Alleluia, 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 oh, alleluia, 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 oh, 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 alleluia, alleluia, alleluia. Ben ritrovati nella gioia dell'Alleluia Pasquale e del tempo di Pasqua. Ebbene, Gesù è venuto per vincere la morte. Quel bambino nato a Betlemme è lo stesso Gesù che è stato prima deposto nella mangiatoia e poi da grande crocifisso deposto nel sepolcro. Ma la morte non è l'ultima parola. Quel Gesù crocifisso, quel Dio crocifisso ha vinto la morte e può vincere ogni nostra morte. E questo è molto importante. Il Vangelo ci riporta al mattino di Pasqua, a questo dialogo, a queste lacrime di Maria Maddalena, da cui erano stati guariti, cacciati 7 demoni. Non coincide la figura della prostituta che lava i piedi con le lacrime. È bello che Maria piange e va di corsa da Simon Pietro e dice: «Hanno rubato il Signore». Certe volte in alcuni tratti della nostra vita rischiamo di sentire che ci hanno rubato il Signore e non sappiamo dove l'hanno posto. Ebbene, Pietro insieme a Giovanni, l'altro discepolo, vanno di corsa, corrono tutti e due insieme. E Giovanni arriva prima, Giovanni è più giovane, ma attende Pietro. Ecco, qualcuno fa i due aspetti della Chiesa. La Chiesa carismatica che arriva prima, e quante persone, quanti santi arrivano anni prima, pensiamo, non so, al metodo preventivo di San Giovanni Bosco, che ha anticipato di centinaia d'anni magari, oppure anche alcuni modi anche di vivere la fede. Pensiamo ad Onoreste Benzi, alla sua lotta per tirare via le ragazze dalla strada o far uscire dal tunnel della droga o dell'alcol e via dicendo. Ebbene, nella Chiesa ci sono alcune persone che sono veramente dei profeti, cioè arrivano prima. Pensiamo soltanto anche alla carità di Madre Teresa. Ebbene, però loro sono stati dei grandi perché hanno saputo attendere, come Giovanni, Pietro. E Pietro arriva ed entra per primo nel sepolcro, un sepolcro vuoto. È un po' particolare perché anche Giovanni entra e vede, diremmo, la sindone, il lenzuolo, e il verbo è un po' particolare, potremmo dire avvoltolato. E se ricordate l'ultima scena del film di Mel Gibson, prende proprio questa scena, ovvero potremmo tradurre anche sgonfiato. È come se ci fosse la forma del corpo nel lenzuolo, ma non c'è il corpo sotto. È ora di dire, insomma, quel lenzuolo, quella sindone, era posta in un modo che il Signore non poteva essere stato rubato, anzi poteva essere soltanto risorto. È bello questo vedere per credere,
vedere chiaramente nella fede. Loro non vedono Gesù risorto in quel momento, ma vedono soltanto la sindone. Ecco, ora a volte noi chiediamo invece di poter vedere concretamente il Signore, Maria, un miracolo per poter credere. Ebbene, noi abbiamo già quei tre elementi per la nostra fede, ovvero la parola, ovvero l'Eucaristia, ovvero i poveri, i fratelli da servire. È questo il nostro vedere nella fede. Ebbene, noi siamo chiamati a comprendere la Scrittura, a comprendere la Scrittura. Gesù doveva risuscitare dai morti. Ecco allora che soltanto chi legge il Vangelo, chi comprende la Scrittura, può fare esperienza di quella parola di vita eterna. Vedremo tra qualche domenica il famoso dialogo di Gesù nella sinagoga di Cafarno, quando Gesù parla del pane di vita e dice: ma se lo mangiate il pane, la carne, il figlio dell'uomo, non avrete voi la vita. La gente inizia ad andare via. E Gesù chiede agli apostoli: volete andarvene anche voi? E Pietro dice: Signore, dove vuoi che andiamo? Solo tu hai parole di vita eterna. Ecco allora che oggi, questo tempo di Pasqua, dobbiamo vivere da risorti. Ebbene, vivere da risorti significa togliere la parola ormai, togliere ogni rassegnazione, cercare di puntare sempre a quello che abbiamo e farlo fiorire. Sì, la nostra vita attraverso la risurrezione del Signore può veramente risorgere, può veramente fiorire, se puntiamo su quello che abbiamo, sulle nostre potenzialità e non su quello che non abbiamo più o su quello che ci manca, sulle nostre fragilità. E quante volte Simone Azzori, questa ballerina fantastica, e che dice sempre lei che è nata senza braccia, cos'è che ti manca per la tua felicità? Ebbene, io senza braccia posso essere felice perché i miei due sogni, che erano poter dipingere, poter danzare, io con impegno e fatica li posso vivere, li posso mettere in pratica. Ma te che hai tutto, come puoi vivere da risorto? Ecco, il pericolo è questo, vivere perennemente nella tristezza, vivere perennemente nel rammarico, come se questo sepolcro fosse ancora sigillato, come se Gesù fosse ancora lì morto per sempre. Ebbene, aiutiamoci a dire veramente quel sepolcro è vuoto, veramente Gesù è risorto, veramente questa risurrezione può entrare nelle nostre famiglie, veramente come sposi si può ricominciare giorno dopo giorno, anche nelle situazioni più difficili, basta anche farsi un po' aiutare, veramente può tornare il dialogo tra figli e genitori, veramente può tornare il dialogo anche tra i nonni e anche possiamo portare questa risurrezione anche negli ambienti di lavoro, negli ambienti di scuola. Diceva Donaldo Budelacci, parroco a San Pietro, ormai ex, ma sempre lì, diceva: noi siamo quelli di resurrezione continua. C'è anche un piccolo librettino interessante, se vi capita, andatelo a leggere. Ebbene, veramente, chiediamo di vivere da risorti. Noi siamo veramente di resurrezione continua. Ora, buona Pasqua a voi, alle vostre famiglie, e chiediamo di uscire innanzitutto dai nostri sepolcri di rassegnazione, ma di aiutare tante persone che sono in questi sepolcri a uscire dalla tristezza. Grazie e buona Pasqua a tutti. Dio, il mio aiuto viene da Dio, che ha creato cielo.